Ben ritrovati a tutti su Warhammer 40.000 Chaos Gate. Siamo sempre nella 14ª missione e in questo episodio cercherò possibilmente di concluderla. Allora, eravamo rimasti a questo turno. Devo cedere il turno ai guerrieri del caos, agli Space Marine del caos. La situazione è che abbiamo questo Terminator che si sta confrontando contro questo sanguinario di Khorne. Abbiamo questi due Terminator contro questi altri due Terminator. Abbiamo un manipolo di sanguinari in arrivo. Probabilmente riusciranno a raggiungere i miei due Terminator. Qua abbiamo due assaltatori che si sono ritirati in questo bunker. E qua c'è il nostro Rino con tutto l'equipaggio in Overwatch. Ma passiamo il turno e vediamo come va. Vediamo come procede. Bene, bene, a fatica, ma ce l'ha fatto. Ce l'ha fatto. Bene. Non ha sparato con il suo multi-flamer, credo che sia. Ok. Dobbiamo occuparci assolutamente di questo Terminator. È armato di combi flamer e non voglio che mandi in rotta i miei Terminator. Cominciamo con il... potrei portare questo avanti. Allora, liberiamo un pochino questo spazio. Sì, lui dovrebbe avere una buona iniziativa. Magari riesce a colpire per primo.
Cerchiamo di eliminare anche questo. Benissimo. Mentre questo andrà leggermente più in qua. A questo punto il mio librarian si andrà a infilare nel suo stesso portale, farà da sponda. Perfetto. Qua va benissimo. Molto bene. Benissimo. Questo è un po' meno bene. Ovviamente. Ovviamente. Ok, questi qua, questo ce lo dobbiamo ricordare. Abbiamo il Predator da distruggere. Più questa gente qua. Allora, la priorità, visto che il Predator comunque non può sparare con la sua arma principale. Dovrebbe avere una torretta però. Un bolter in torretta, un combi bolter in torretta. La priorità sarà liberare i bunker. Ok. C'è ancora un altro qua? Dovrebbe. Dovrebbe farcela. Ok. In teoria avvicinare per bene. Ok. Molto bene. Allora, lui aveva una carica melta. Facciamo uscire. Perfetto. Mettiamo la carica. Questo dovrebbe farla detonare alla fine di questo turno.
e ce ne torniamo indietro o andiamo avanti? Qua 13. Non so però se sono al riparo. Tornerò indietro, ragazzi. Tanto posso entrare? No, non posso entrare. Poi lui anche forse c'ha una carica melta. Sì. Ottimo. Ottimo. Facciamo lo stesso lavoro. Va bene sul fianco. Bianco. La bellezza di 41 punti azione. Io lui lo metterei di qua. Qua dietro. Anche se correre, no, facciamolo proprio tornare indietro. E gli facciamo, se ho un altro. Ok, lui intanto non ha più. Dicevo, non ha più proiettili nella pistola plasma, e a lui gli farei tirare una granata fumogena qua davanti. Perfetto. Ottimo. Ok. Questo qua in teoria sarebbe da eliminare. Però è basso, ed essendo basso, mi sa che non lo vede. Non lo vede perché è basso. Ma se io lo faccio stare alto, se questo qua si dovesse alzare, è solo un missile, però. Lascerò in Overwatch. Ok, lui in Overwatch. Facciamolo curare. Messo abbastanza male. Non mi fido a farlo avanzare ancora, anche se ha l'armatura Terminator. Io lo voglio basso. Ora, questi due minacciati da questo simpaticone, Sì.
Proviamo a resistere. Zero. Grande, grande. Ottimo lavoro. Tornatene al riparo. Ok. Va bene. Allora, avanzare fino qua. Qua il Blood Thirster. Non dobbiamo. Dobbiamo fare in modo che non si avvicini a noi. Ma passiamo il turno, vediamo come va. Questo qua non ha fatto niente. Qualcuno è morto. Non riesco a capire dove stanno andando. Ok. Allora il Blood Thirster non ha mosso. Questi stanno inspiegabilmente andando su questa collinetta. Per fare cosa non ne ho idea. Forse fanno tutto sto giro immenso. Le cariche Melta non hanno sortito alcun effetto. Ma proprio alcun effetto. Va bene. Facciamo uscire. Vediamo chi c'è. Lì dentro. Lui. Bene. Molto bene. Dopodiché faremo uscire lui. E sì, lui c'ha già pochi punti. Speriamo che vada nel punto giusto. Direi di sì.
Direi proprio di sì. Poteva andare meglio. Riesce a entrare nella cortina fumogena ed eliminare un po' di gente. Che movimenti precisi. E sono tutti di spalle. Detto. Sarola. C'è anche un lanciafiamme, va bene. Non ci posso credere, ragazzi. No. Ciò è molto male. Molto molto male. Avanti questo nel portale, sempre che possa. Perché c'è questo? Bene. Sa che ho fatto un gravissimo errore di valutazione. Molto molto grave. E questo qua adesso... mannaggia. Questo qua adesso è... minacciato da ben 3 Marine del Caos. Non so se riuscirà a sopravvivere al prossimo turno. Peccato. Allora, magari riusciamo ad eliminarne almeno uno. Bene. Bene. Riesce a beccare quello, purtroppo non lo riesce a beccare. Purtroppo. Va bene. L'unica cosa che ci resta da fare, purtroppo, è passare il turno. Vedere come va. Theodotus. Potrebbe essere l'ultima volta che serve negli Ultramarines.
molto indecisi sul da farsi. A parte che sono una quantità allucinante di Terminator. Ok, incredibilmente il nostro Theodotus è sopravvissuto. Andiamo direttamente di Medipack e poi andiamo contro questo. Sono tutti veramente forti. Oh, cosa faccio? Benissimo. Benissimo. Si è riscattato. Qua credo ce ne sia ancora uno da eliminare. Se non due, se non di più. Ci dovrà pensare il nostro Fulvius. Ok, allora questi si trovano esattamente qua davanti a noi, ma per raggiungerci dovranno superare questo ponticello. Lui potrebbe andare proprio contro quello lì, ma in realtà, se non ricordo male, poi quello lì mi fa paura. Quel Blood Thirster. Allora, se io faccio un portale, diciamo qua, e poi ci mando il mio Rino. Molto bene. Sto facendo un po' un azzardo, ragazzi. È 52. Usciamo. E 10. 8. Stai tranquillo, tutto sotto controllo. Un momento. Tutto sotto controllo. Perfetto. E adesso ritirata strategica. Dovrebbe bastare. Facciamo abbassare. Lo facciamo abbassare. Togliamo il portale così. Così. Abbiamo risolto anche quel problema lì. Lui lo voglio dietro questa altura.
e ci siamo liberati del del Bloodthirster o divoratore di anime, che dir si voglia. Ok. Facciamo un po' di pulizia. Vabbè, che questi dovrebbe poter sparare due volte. Uno e due. Ciò è molto bene. Lui, questo tizio. Allora, c'era un tizio con lanciamissili, vorrei liberarmene in maniera abbastanza rapida e indolore, possibilmente. Non ricordo male, era qua, da qualche parte. Quanto pare, però, pure con 120 dovrebbe, senza troppi problemi. Allora, facciamo in questo modo. Era in quello centrale, se non ricordo male. Infatti. Perfetto. C'è anche un bel scannon. Un altro. Allora, cominciamo ad eliminare questo tizio. Allora, se lo lascio qua, verrà sicuramente bersagliato da granate. Diciamo che vorrei evitarlo. Lo vorrei evitare. Quindi lo manderò dietro il nostro Rino. Fa entrare qui dietro, così. Bravo, ottimo. Così va bene. Questa è una. Poi dobbiamo pensare a tutta questa gente qua in mezzo. E non so bene in che modo comportarmi, sinceramente. Allora, posto. Loro stanno bene. Toglierei dall'Overwatch questo qua. Ma no, lasciamoci. Anche se fa fuori qualche berserker a dare la benedizione dello spirito macchina alle armi pesanti. Ok. E gli altri dovrebbero essere tutti in Overwatch. Lui quasi lo lascerà in Overwatch. Così. Questo qua cercherei di farlo avvicinare, perché visto che c'è veramente tanta gente,
Se riuscissimo a tirarci qualche colpo di lanciafiamme non sarebbe male. Dovrebbe essere in alto rispetto a questo qua. Ok. E direi di passare. Ok. Guardate come sono tutti concentrati qua. Riesco ad arrivare fino qua. Sto cercando ovviamente un punto da dove poter eliminare agevolmente quel cannone laser. Quindi facciamolo andare fino a qua. Cannone laser che si trova qua. Faccia. Bene. E abbiamo perso anche una reliquia che era la nuova Storm. Maledetto. Sono andato veramente troppo sul sicuro. Ok, cerchiamo di non perdere altri marine però. Allora. Dobbiamo in qualche modo... Guarda, c'è anche un cappellano. Allora. Cioè, ha tirato due colpi di coltello e... anche due colpi di... Last Cannon, ragazzi. Incredibile.
purtroppo in questi casi non poteva far altro che rimanerci secco il nostro povero assaltatore. Allora, non so neanche io bene come comportarmi, sinceramente. Una mezza idea ce l'avrei. Quindici per sparare. Per tornare indietro, 10 più il girarsi, non ce la fa. Dovrà tornare indietro subito. Facciamo andare un pochino avanti. Bene. Giusto un po'. Poi questi due assaltatori anche li vorrei leggermente avanzati. Spero di riuscire ad eliminarlo, ragazzi. In teoria. Questo è andato giù subito, meno male. Uno almeno è andato giù subito. Ok.
passiamo il turno. No, aspettate, qua c'era un... c'è il nostro cappellano. Vorrei evitare che me lo eliminino. Eliminino. Ok. Penso possa sparare a questo quanto meno. Bene, direi di passare a sto punto. Mettiamo solo il cappellano in Overwatch e via. Maledetti. Terminator non so come sia messo, presumo male, no, non così male, via. Ok, potrei fare una cosa molto rischiosa. Penso che la farò. Molto molto rischiosa. Cominciamo ad eliminare, a sfoltire un po' questa gente. Ok. Posso farlo. Vediamo come va. Molto male. Non ha fatto assolutamente nulla. Ok. Quindi questo se ne tornerà, se ne andrà qui dentro.
massima velocità. Togliamo anche... Vabbè, Vortex in teoria potrei anche lasciarci. Mettiamo che decida di muoversi. Estremamente a rischio, lo faccio andare qua. Basso. Questo andrà ad eliminare quello lì, possibilmente. Minaccia il mio Librarian. Ok. Va bene. Se avessi potuto almeno fare... un quickening. Va bene. Andare qui a piedi e carichiamo. Direi di passare. Non c'è altro, non c'è molto altro da fare, purtroppo. Qua ci sono due Terminator che minacciano i miei Marine assaltatori. Bene, passiamo. No, se... la faccia. Questa è brutta.
veramente tanti. Perfetto. Allora, situazione. Situazione brutta. Non così brutta però, brutta ma non così brutta. La situazione peggiore è questa. Questa. Allora. In teoria forse lui potrebbe arrivarci. Vediamo se riesce a beccarlo. Sì. Da ammorbidirlo un peletto. Qua siamo a posto. Dobbiamo eliminare questo qua. Penso che sia proprio la il più quello con le possibilità migliori. Quello che è con le possibilità migliori. E quindi non ne voglio perdere un altro, sinceramente. Voglio perdere un altro marine. Può tirare delle granate? Sì. Sembra sortire un granché. Ok. Va bene, va bene. Adesso. Cominciamo a ripulire un po' la zona qui. Quest'area.
Bene. Sto esattamente in linea. Facciamo un quickening sul nostro librarian. Vorrei riuscire ad eliminare il cappellano e anche a scappare, diciamo così. No, mettiamoci qua. Ok. Bene. E passiamo il turno? Passiamo il turno. Puoi resistere. Preso, Ben fatto, ben fatto. Ok, non c'è stato molto. Intanto eliminiamo quel Terminator lì. Se, lui non, se non è lui invece ad eliminare noi, ma non sarà così. Di pulizia. Farò fare il lavoro sporco al mio librarian, perché è quello con l'iniziativa maggiore.
Bene. Devo provare a usare un pochino questo canale. Non è andato, non è andato. Ah, va bene, va bene. Maledizione. Era meglio se mi tenevo il quickening. Allora, qua adesso abbiamo il problema di questo bunker. Bene. Ok. Più o meno ci siamo. Con la mia tattica. Non so se funzionerà però. Era meglio avessi tenuto il quickening, purtroppo. Dannazione. Eliminiamo questo qua. Se posso eliminare, magari non posso eliminare nessuno. Facciamo ricorrere voi. Ovviamente questo giro non spareranno. Spareranno al prossimo. Facciamo scendere anche il proprio lui, il cappellano. Qua. Overwatch. Non lo so. Spero che sicuramente andranno contro di lui. Questi tre, 1, 2, 3. Lui è quello che mi preoccupa di più. Poi passiamo, vediamo come va. Fregano altamente del mio librarian. Lui forse è l'unico un po' furbo.
Ovviamente quickening. Ovviamente quickening. Pulizia, pulizia di eretici. Direi che forse abbiamo eliminato tutti tranne questi due qua sopra. Forse è possibile. Che tra le altre cose sono anche quelli più pericolosi. No, ci deve essere qualcuno tipo qui dentro. Allora, ecco come si, come faremo. Lui dovrebbe avere, non ce li ha invece. Purtroppo non ho portato granate a frammentazione. Era già mezzo morto. Ma sono tutti morti? Ah, è sceso l'altro. Ok, ok. C'è un però, io non mi fido di quello che troverò lì dentro. Quindi per cui dobbiamo aver quasi finito la missione, ragazzi. Peccato con una perdita. Sì, sì, ormai direi che è finito. Possono distruggere queste statue. Andiamo. Direi proprio di sì. Distruggiamo tutte queste effigie eretiche. Purga l'eretico.
teoria, entrando qui dentro, dovremmo aver completato. Un'entrata solenne. Siamo vittoriosi. Il percorso, la strada verso il reame di Zimran è aperta di fronte a noi, fratelli miei. Now, adesso andiamo a distruggerlo. Bene. È proprio il caso di dirlo, vittoria. Un solo Space Marine Terminator l'ha fatto fuori? Bene. Romanus. Titinius. Un Mighty Champion, un Terminator, 4 Berserker e 4 Bloodletter. Mutius. Un Mighty Champion, 4 Terminator, 4 Berserker, 3 Bloodletter e 3 Flashhound. Solarius. Un Terminator, 5 Berserker, 2 Bloodletter e un Flashhound. Alectus, 6 Terminator e 6 Berserker. Fulvius, assalto. Un Mighty Champion, un Campione Esaltato e 3 Berserker. Flavius. Un Space Marine, un possente campione, un campione esaltato, un Bloodletter e un Flashhound. Pontius ha fatto fuori un Chaos Marine e un possente campione, solo con attacchi corpo a corpo. Theodotus ha fatto fuori un Mighty Champion e un campione esaltato. E un Berserker. Drusus non ha fatto fuori nessuno, però ha colpito 13 volte su 13. Cassius ha fatto fuori un Terminator e un Berserker. Non male per un marine armato di Bolter. Varius non ha fatto fuori nessuno. Severus, 3 possenti campioni, un Terminator e 2 Berserker. Marcus, 3 Berserker. Antoninus ha fatto fuori il cappellano e ha fatto fuori 3 Berserker e un Bloodletter. Il nostro Darius è stato promosso a Mighty Hero per la sua ultima missione. Non ha fatto fuori nessuno. Ha delle caratteristiche per nulla, niente male, devo dire. Niente male. Anche lui era già Mighty Hero. Non ha fatto fuori nessuno. Ha delle caratteristiche anche lui non male. Peccato che possa equipaggiare delle armi un po' schifose. Cioè la Bolt Pistol e basta. E Carinus è stato direttamente promosso a Hero. A eroe degli Space Marine. Avendo eliminato
avendo eliminato, attenzione, un Bloodthirster per quasi 1000 punti. Avendo completato il primo obiettivo. E le sue caratteristiche saranno salite a nulla. Solo la forza, perché queste qua sono già al massimo in pratica. Praticamente. Bene. È il nostro povero Titus. Eliminato. Aveva fatto fuori un Mighty Champion e il Predator, giustamente. E il Predator. E abbiamo perso anche, purtroppo, la... come si chiama? La Nova Storm Plasma Pistol. Sarai ricordato, fratello Titus. Molto bene. Con questo si conclude anche la penultima missione della campagna. Difficile. Piuttosto difficile, non pensavo che l'avrei superata con solo una perdita. In realtà pensavo che avrei perso molti più Marine. È andata bene, quindi. Nel prossimo episodio ci occuperemo dell'ultima missione dell'intero gioco. E dopodiché il gioco sarà finito, ragazzi. Comunque, per il momento non mi resta altro da fare che salutarvi e ci vediamo nel prossimo episodio di Chaos Gate. Ciao a tutti, ciao, ciao. Anzi, come faccio di solito, chiuderò qua. Ciao a tutti, alla prossima.